Non ha deluso le previsioni che lo davano vincitore. È lui, Luigi Frati, il magnifico rettore della Sapienza. Si aspettava di essere eletto al secondo turno e di non arrivare al ballottaggio? E sarei modesto se dicessi di no. Mi riempie l'orgoglio di essere stato il più votato sempre dal personale tecnico amministrativo, che mi ha dato oggi suffragi per oltre 2/3 dei voti espressi, il più votato fra gli studenti di tutte le facoltà, il che la dice lunga di quello che è il rapporto mio con il sistema formazione. Incassando ben 2.220 preferenze, pari al 53% dei votanti, ha superato già alla seconda tornata di gran lunga gli altri candidati, Alberto Giuliani e Fabrizio Vestroni, che hanno ottenuto rispettivamente il 27,1 e il 14,3% dei voti. Acclamato in Aula Magna dai suoi elettori, ha ricevuto applausi a non finire, anche dagli altri aspiranti alla carica. In modo meritato, il risultato dell'urna va sempre commentato positivamente, quindi senz'altro è stato un successo alla seconda e quindi bisogna riconoscerlo. Dopo Renato Guarini, a guidare la Sapienza per i prossimi 4 anni sarà dunque il preside della Facoltà di Medicina, nonostante negli ultimi giorni siano usciti sui maggiori quotidiani nazionali articoli che avrebbero potuto strappargli consensi determinanti. Perché lei è stato così attaccato dalla stampa nazionale? Perché gli erode. Perché io sono una persona per bene, siccome sono una persona per bene, non sono legata ai poteri forti, finanziari e quant'altro, sono una persona per bene, tutti mi conoscono, vuol dire sanno che io sto nell'università, chi sta fuori gli erode. E già pensa ai prossimi impegni come nuovo rettore della prima università di Roma. Il mio impegno intanto è andare alla partita della Roma e della Lazio, la seconda è riposarmi un attimo, vado adesso ad Ancona domani alla conferenza delle professioni sanitarie a dimostrare che la formazione è una cosa seria, non è un accidente, e dopodiché comincerò a pensare con le persone con le quali in questa campagna elettorale ci siamo, anche che non hanno vinto, tanto per essere molto chiari, che non hanno vinto, cominciare a pensare ai primi 10 punti nei primi 100 giorni che ho già indicato, e però anche una squadra di governo che sia autorevole, da me proposta ma anche confrontata con gli organi collegiali. Una differenza certamente dal rettorato del professor Guarini, non da lui, è quella che la collegialità per me sarà negli organi collegiali, non nella cerchia degli amici. Rettore dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, per il quadriennio 2008-2012, il professor Luigi Frati. La Sapienza ora ha il suo nuovo rettore. Uniroma TV gli augura buon lavoro.